presidio delle maestranze dell'ATR di Colonnella in largo San Matteo a Teramo, in concomitanza con l'incontro sindacale convocato dalla prefettura, al quale oltre rappresentanti sindacali territoriali ed aziendali hanno preso parte la proprietà dell'azienda e rappresentanti della politica locale, regionale e nazionale. Un incontro molto atteso dai sindacati per chiedere ancora una volta garanzie sul futuro dello storico sito industriale vibratiano, che attualmente occupa 150 dipendenti, e certezze in merito al pagamento degli stipendi arretrati. Si è deciso di trovare un punto d'incontro fra l'azienda e i lavoratori, che comunque dovrà fare un ulteriore passaggio in ambito assembleare, sia per quanto riguarda i pagamenti da dover fare per quegli stipendi in ritardo, sia per quello che è un piano d'azione che l'azienda vuole mettere per risanare. Non ci aspettavamo molto altro, per la verità, ma certo non siamo soddisfatti. Rispetto al pagamento delle competenze, l'azienda ha fatto una proposta che sottoporremo ai lavoratori, che comunque non si discosta molto da quelli che erano gli impegni che aveva già assunto in passato. Per quello che attiene la cassa integrazione straordinaria, abbiamo ribadito la nostra contrarietà a questa cassa straordinaria. Abbiamo rinviato il confronto in regione degli uffici preposti appunto per questo tipo di discussione, per cui adesso si tratterà di confrontarci con i lavoratori, capire se il pagamento, così come proposto dall'azienda, di dicembre, luglio e gennaio sarà accettabile, e poi valutare come gestire la cassa integrazione. La novità però è che si sono impegnati a pagare entro il 20 di febbraio, quindi entro 5 giorni poi da quel pagamento, la mensilità di gennaio, che nel frattempo i lavoratori hanno maturato.